Io credo che i giovani si sono formati anche per quanto riguarda il mio servizio nei soggiorni, negli asili nido, in ambienti, diciamo così, adatti a loro, perché l'architettura è sempre adattata verso chi era rivolta, no? Quindi nelle colonie è stato sempre diciamo, rispettato l'esigenza dei ragazzi, l'esigenza nelle scuole materne dei bambini. Quindi indubbiamente ne hanno avuto un'influenza, forse neppur consapevole, di questo bello, di questo spazio, diciamo, creato per loro. Io so che questi bambini nelle nostre colonie erano felici, perché avevano la possibilità di espandersi, di muovere, di libere, di esprimere la loro autonomia indipendentemente da tutto il resto. E questo vuol dire molto. Adriano Olivetti fu un imprenditore illuminato e visionario, una personalità complessa e poliedrica. La sua idea di fabbrica e di sviluppo dei territori e delle comunità ne fanno una figura unica nel panorama della classe industriale italiana del Novecento. Erede della prima fabbrica italiana di macchine per scrivere, fondata dal padre Camillo a Ivrea, già nel 1937 Olivetti avvia la progettazione e costruzione di nuovi edifici industriali, uffici, case per dipendenti, mense, asili, dando origine ad un articolato sistema di servizi sociali. Nel 1950 Adriano arriva a Matera, scelta come altre località per sperimentare le idee da lui espresse in una delle sue pubblicazioni più importanti e che saranno alla base del movimento Comunità che fondò in quegli anni. Nella capitale simbolica del mondo contadino, così la definisce, incontra i giovani fratelli Sacco, Albino e Leonardo. Con loro e con molti altri, Adriano trasformerà Matera in un laboratorio a cielo aperto, dove attraverso il metodo interdisciplinare si avvia un vivace confronto fra progettisti, assistenti sociali, ingegneri, scrittori, filosofi, che crea i presupposti per il recupero e la ricostruzione di luoghi che restituiscano dignità e cittadinanza alle persone. Un fermento che si trasformerà in humus fertile per la nascita di giovani passioni e nuove carriere, sicuramente quella di un lucano ormai illustre, ma all'epoca solo un bambino che giocava sulle gambe di un amico di famiglia e ne ascoltava rapito i discorsi. Io ho fatto le scuole elementari a Tricarico e lì c'era una persona a cui sono stato molto legato, che era il professor Mazzarone, e da piccolo mi ricordo che sentendolo parlare mi affiancavo, veniva a trovare i miei in campagna a Tricarico, mi affascinavano quei discorsi che erano i discorsi vicini al movimento di comunità di Olivetti, a cui Mazzarone era molto legato. Allora sentivo questi discorsi sulla città, sulle trasformazioni del territorio, sull'architettura bella, e quindi sin da piccolo ho avuto questo suono e questo rumore, insomma. Classe 1942, Amerigo Restucci è stato fino allo scorso 1 ottobre rettore dell'Università UAV di Venezia. Nato a Matera, ad appena 3 anni rimane orfano di padre e si trasferisce a Tricarico, dove la madre, poco più che ventenne, troverà lavoro come insegnante e si risposerà, dandogli 5 fratelli. A Tricarico Amerigo frequenta le scuole elementari e trascorre gli anni della fanciullezza che, ricorda lui stesso, gli lasceranno ricordi e amicizie ancora vive. Poi il trasferimento a Bari dai nonni paterni. Da qui, dopo la maturità classica, partirà alla volta di Firenze, dove si laureerà dando inizio ad una rapida carriera accademica. Negli anni 70 è professore ordinario di storia dell'architettura alla facoltà di architettura dello UAV e tra l'87 e il 95 titolare della cattedra di storia della critica d'arte alla scuola di specializzazione in archeologia e storia dell'arte dell'Università di Siena. Da 3 anni è anche presidente della Fondazione Univeneto, che comprende le 4 università venete. Tanta acqua sotto i ponti dalle suggestioni del professor Mazzarone, ma Restucci conserva dentro di sé la stessa passione che animava allora i discorsi del suo mentore e che lo hanno portato a ricoprire tanti incarichi prestigiosi, dal consiglio direttivo della Biennale di Venezia alla presidenza della Biennale di Venezia Servizi S.p.A., dalla commissione di tutela e fruizione dei siti UNESCO agli incarichi per il progetto paesaggistico e culturale della Via Carolingia per conto della Commissione Culturale del Parlamento Europeo, passando per la redazione di un codice di regole per il governo del paesaggio italiano per conto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, e senza dimenticare la progettazione degli itinerari di Federico II in Basilicata e Puglia, affidatagli dal Ministero del Turismo e dalla PT Basilicata.
Nella sua carriera professionale Ristucci ha firmato importanti restauri, la Basilica di Sant'Antonio a Padova, il Petruzzelli di Bari dopo l'incendio del 91 e più recentemente quello di Palazzo Citterio a Milano, che ospiterà parte delle collezioni della Galleria di Brera. Ristucci si è aggiudicato una gara europea a cui hanno partecipato 13 studi e nomi importanti del settore per la risistemazione del vecchio Palazzo Citterio, tessera del più complesso disegno della Grande Brera, che lo metterà in rete con la Pinacoteca e le altre istituzioni del polo culturale milanese. Prestigioso edificio settecentesco, Palazzo Citterio fu acquistato dallo Stato nel 1972, ma da allora, nonostante buone intenzioni e vari progetti mai portati a termine, è stato oggetto di interventi parziali, interruzioni forzate, lavori a singhiozzo che nel corso dei decenni hanno segnato l'edificio, in qualche caso anche in maniera irreversibile. La gara, bandita nel 2013, ha l'obiettivo di riqualificare l'intero complesso per dare lustro a Milano, ma non solo, attraverso un contenitore che dovrà sia accogliere le collezioni permanenti del Novecento della Pinacoteca di Brera, sia ospitare mostre e manifestazioni temporanee. Un disegno ambizioso e una grande soddisfazione per Ristucci. Vedendo proprio la vecchia Accademia di Belle Arti di Brera e il palazzo che si impagina accanto a lei, insomma, mi sta molto emozionando. Il suo lavoro lo ha portato molto in giro per il mondo, ma anche all'estero non gli è mai mancato quel senso profondo delle radici che gli fornisce aneddoti che non si stanca mai di raccontare a chi gli chiede del suo rapporto con la Lucania, dove tra l'altro fa spesso ritorno, e qui a Matera, che vive ancora la mamma novantenne e gran parte della sua famiglia. Ho dedicato molte pagine anche di scritti alla Basilicata, ho scritto una guida itinerari artistici della regione, poi ne ho scritto altre cose. Questo non solo per amore per i miei luoghi di origine, ma anche perché merita la regione di essere esplorata e che le sue cose vengano messe in luce, insomma. Per la sua terra di origine, l'illustre architetto ha curato guide e itinerari d'arte per il gruppo L'Espresso e per il Touring Club, oltre ad alcuni articoli e saggi su Matera e sul recupero dei sassi. Inevitabile che gli si chieda di Matera città cultura. È una sfida bella se soprattutto sa fare sistema la città, insomma, non può essere lei stessa, ma deve spiegare che c'è il Bradano, che c'è il Basento, che c'è una comunione anche con i paesi limitrofi della Puglia, e in questo caso la sfida diventa una sfida che concretizza quella che è l'immagine di una regione come la Basilicata, che nella sua storia ha sempre colloquiato. D'altronde, spiega, Matera non sono solo i sassi. Il Settecento della città, che è fatto di episodi che guardano a Napoli, insomma, è il momento in cui Carlo III di Borbone costruisce la strada che conosciamo, l'Appia, è un'Appia borbonica, quella che taglia la Basilicata, la attraversa, e devo dire che proprio spiegare che, insomma, che è una città composita, poi è una città che è scoperta nel dopoguerra, vede la presenza delle migliori firme dell'architettura italiana che fanno i quartieri, e ancora oggi la si visita con curiosità anche di scoprire la modernità. Magari la storia di Amerigo Ristucci, storia di radici e sguardo al futuro, di storia e visione, entusiasmerà qualche giovane alle prese con la scelta universitaria, indirizzandolo verso una professione quale quella dell'architetto, che nonostante la crisi continua a premiare lo studio e la creatività. E se si è lucani, c'è una marcia in più, una caratteristica che il nostro lucano illustre descrive così. C'era uno scritto di Gaetano Salvemini che diceva che i lucani che ritrovava, che lavoravano nei ministeri o nel settore pubblico, li scopriva per l'etica del lavoro. Allora prima vedeva la capacità di lavorare e poi gli chiedeva: ma tu sei lucano? E scopriva che erano quasi tutti di paesi che conosceva.